Ciao amici di Italia Top Games, ci giochiamo la promozione in fuori casa contro un altro avversario in divisione 3 che è il Palermo, con una connessione da tre tacche. Insomma, il setting non è l'ideale, diciamo, fuori casa, tre tacche. E ci abbiamo pure Rudiger giù, molto molto bene. Porca vacca, dentro Magalhães, dentro Magalhães. Dentro Ciala e Odegaard ci proviamo nel secondo tempo insieme a De Bolle, a Osimhen e casomai anche a Barella. Mettiamo tutti e quattro se gira male. Mannaggia non avere Rudiger. 2072-98. Can, Ruben Dias, Nesta, Gvardiol, Cancelo, Casemiro, Kroos, Neymar, Haaland, Messi e Mbappé. Zeit Zler come allenatore. Vabbè. 98 non mi piace, non mi piace, sono tutti 90. E allora mettiamo dentro Militao, almeno 99. Mettiamo dentro Barella, 99. Rudiger non lo possiamo mettere dentro, gli altri sono tutti 90. Mannaggia Rudiger, che mi combini proprio stavolta. Allora, no. No, 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 no. Preferisco magari Ice, mi dà più fiducia. E giocheremo con questi quattro nel secondo tempo. Dai, proviamo così, vediamo che succede. Mamma mia, la tensione, la tensione. Ragazzi, vince. Non c'è altra cosa da fare che vincere. Un pareggio non servirebbe a una beneamata ceppola. Quindi, vediamo che succede. E basta. Un caloroso benvenuto a tutti voi amici da casa che avete deciso di passare le prossime 2 ore in nostra compagnia, in questa che potrebbe essere una giornata storica per questo club. Tanta carne al fuoco, riassumibile con 3 titoli di giornale usciti in questi giorni. Partita da vincere, paradiso all'ultima giornata e promozione da sogno a realtà. Queste sono le emozioni che ci aspettano oggi e non si poteva chiedere una sceneggiatura più avvincente per questo finale di stagione. Che stadio! Lampard! Si può dire che Alessandro Nesta, Luca, sia eleganza in movimento? Tu tra l'altro lo conosci benissimo. Sì, Fabio, da colpisce! Miracolo di Khan! La allontana deciso. Errore qui, pallone sprecato. Messi prova a darla profonda nello spazio. La allontana senza pensarci 2 volte. Beh, questo è un passaggio quantomeno Si è discutibile. inserito alle spalle del marcatore. Se ne va. Messi la mette in mezzo. E attento. Occhio al tiro. La toglie dalla porta. Grave distrazione qui. Allontana. E sarà rimessa con le mani. Mannaggia. Riesce ad Bene. allontanare. Messi. La difesa No, non chiude abbastanza. perché? Tanti complimenti e riconquista la palla. Pallone Buono. interessante in No, verticale. male. Toni Kroos. C'è l'opportunità per il contropiede. Ha la possibilità di andare verso la porta. La situazione si era davvero Buono, complicata, buono, sono buono, buono. riusciti a metterci una pezza. Intervento provvidenziale. Compagni e mister devono ringraziarlo. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Ecco il tiro! Sì, Terzo colpo di testa! non abbiamo Il fatto modo migliore per niente. cominciare una festa. Non Hanno abbiamo voluto fatto questo gol niente. e ora sono in vantaggio. Ha letto benissimo la situazione, depositato il pallone in rete. Male la difesa, non puoi concedere occasioni del genere all'avversario. Devono fare più attenzione, non possono lasciarli arrivare a un passo dalla porta. Hanno trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro. Ora sarà interessante vedere se proveranno a cercare il raddoppio o se difenderanno il vantaggio.
in paziente attesa di un'opportunità che può capitare di qui alla fine. Arriva sulla palla, interrompe l'azione, sbroglia evitando di farsela rubare. Barella. Barella! Ah. Si è liberato bene, peccato per la conclusione non molto precisa. Si è mosso rapidamente nella preparazione del tiro, ma non è riuscito a effettuare la conclusione migliore. Lampard. Vince il duello, la fa sua. Vede lo scatto e cerca la profondità. Messi. Prova Salah. Ci prova con un pallone profondo. Neymar. Cercano l'azione veloce. Lampard. Romero. Commette un'infrazione, prontamente sanzionato dall'arbitro. Ma dove? Ma porca vacca. Attenzione. Qui il giocatore riceve un sonoro avvertimento da parte dell'arbitro. Il cartellino lo aspetta la prossima scorrettezza. Ora sa di essere marcato a vista. Un altro fallo. Bene. Che potrebbe vedersi sventolare in faccia un cartellino. La carica agonistica va bene, ma non deve esagerare. Passaggio, rimane il portiere da battere. Neymar! Spazza via senza fronzoli. Occasione per il contropiede. Neymar. Palla filtrante per Messi. Sceglie di andare per vie verticali. Neymar. Vai. Palla filtrante per Salah. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. Mannaggia. Una buona idea, ma ha impattato male il pallone. Messi. E sbaglia. Conclusione. Sì. Ipoteca sulla partita. Calma, abbiamo fatto niente. Facile, anche troppo direi. Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere a rete. Ma è riuscito a sfruttare al meglio un'imbeccata perfetta. Gran gol. 2-0 dunque. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare. Non perdono tempo a recuperare il pallone. Bella apertura. Attenzione al tiro. Conclusione sul fondo. Non era facile sgusciare via il raddoppio. Ha ottenuto il massimo da quella situazione. Ci prova con un pallone profondo. E sarà rimessa con le mani. Errore qui, pallone sprecato. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Libera il compagno meravigliosamente. Può colpire. Ecco. Infilza il portiere. Il gol alla fine del primo tempo è l'ideale per andare sereni. Dannazione. Gli hanno lasciato un sacco di spazio, errore gravissimo e infatti sono stati puniti. Il movimento a liberarsi è stato Salah. La calcia con forza ed evita azzardi. Palla filtra. Miracolo di Khan. E questo è il genere di parate che ci si aspetta da lui. Queste sono parate all'altezza della sua reputazione, non c'è dubbio. Libera al momento giusto. Decide di non rischiare. Mannaggia. È stato un bel primo tempo. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Allora. Sono stati 45 minuti di sostanziale Militao equilibrio dal punto di qua. Vista tattico. Nonostante il gol che separa le due squadre. Çalhanoğlu non mi sorprenderebbe qua. Se il secondo tempo dovesse regalarci altri due o tre colpi di scena.
Odegaard qua, e per il momento ci fermiamo, poi magari dopo anche De Paul e Osimhen. Torniamo subito come possiamo alle tacche normali. Abbiamo provato la fine del primo tempo sul calcio d'angolo. Mannaggia quel 2-1, mannaggia. Cambio di giocatori. No, troppo. Ecco. Così va bene. Ecco il fischio dell'arbitro. Inizia il secondo tempo. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. E l'arbitro, con l'assistenza del guardaline, dice che c'è stato offside. Çalhanoğlu, Tchouaméni, e trova il compagno. Questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta contromisura. Bravo. Non era affatto facile fare di meglio. Troppe mani. Ah, peccato. Per oscurargli la visuale. Casemiro. Messi si allunga per arrivare al pallone. Pallone interessante in verticale. Casemiro. Prova Salah. E dai. Palla filtrante per Lampard. Çalhanoğlu la mette sulla sinistra. E Shaw riceve il pallone. Ødegaard vede lo scatto e cerca la profondità. Çalhanoğlu. Bell'intervento difensivo. Ci prova. Sì. Supera la linea, gol. Istinto da predatore. Raccoglie la palla vagante in sacca. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere. Due gol di distacco che hanno sparigliato le carte in tavola. La rete ha davvero spostato l'equilibrio della gara e ora anche il pubblico spinge per vederli chiudere la partita. No. Era al posto giusto, un bell'anticipo. Prova a giocarla in profondità. Prova a darla profonda, nello spazio. Buono. Sono salvati e le probabilità non erano dalla loro parte. Possono respirare. Intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica. Doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Neymar. La mette in avanti. No. E questo è un passaggio quantomeno discutibile. No. Lampard, ce l'hanno fatta. Sono riusciti a rientrare in partita. Vedremo se troveranno il pareggio. Proprio nell'angolo. Il portiere non poteva farci nulla. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. E De Paul lo mettiamo qua, perché questi ragazzi sono finiti. Fino alla fine c'è da soffrire, fino alla fine. Sostituzione per il Palermo. Numero 7. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Sicuramente l'allenatore ha pensato che per difendere un vantaggio così stretto ci fosse bisogno di forze fresche, Fabio. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Già pregustano la rimonta. Chissà se ce la faranno. E questo tentativo d'azione non va a buon fine. L'avversario non ha fatto buona guardia e forse è mancata anche un po' di inventiva nei passaggi. Riceve palla da dietro. Pallone interessante in verticale. Palla dentro di De Paul. Va di testa.
e nonostante l'azione della difesa ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Non è finita, non è finita. Lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. Messi ci è andato molto vicino, oh, però non ha trovato la porta. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Osi, Osi, tienila su, eh. Tienila su, per carità. Lo sposta di peso e gliela porta via. Da lì può concludere. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo. Non ho parole, senza ragazzi. Successo, però. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Si ricomincia con un solo gol di scarto. Ora devono rimanere concentrati e cogliere le occasioni che si presenteranno. La gioca in aria. E il direttore di gara decreta un calcio di punizione. Ma perché? Ma dai, ma che fallo. Eh sì, vi confermo che è stato ammonito per il fallo di poco fa. A volte non hai altra scelta se non quella di tentare un intervento così rischioso. Lampard, bel nuoto. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Ben giocato. Si è sbarazzato delle attenzioni indesiderate dei difensori e non si è fatto intimidire dal pressing. Gol meritato. E hanno completamente riaperto la gara. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Costringe l'avversario al fallo. Riceve il passaggio. Colpisce il pallone. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Palla filtrante per Messi. Supera il diretto avversario. Effetto al cross. Spazza via. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Il portiere la calcia lontano. E l'arbitro assegna un calcio di punizione a seguito del fallo. Lampard. Errore qui, pallone sprecato. Se ne va. Sceglie di andare per vie verticali. Traversone di prova a salire in aria. Un gol pazzesco! Pazzesco! Un gol che parla da solo! Grande colpo di testa, rapido, preciso. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Non è finita. Numero 9. Io che posso fare? Niente, non faccio niente. Tanto potrei solo fare, cioè non lo so, faccio entrare Khan, non lo so, non so niente, ragazzi, non so niente. Poi non mi sono rimasti i gambi. Non si può vivere così, ragazzi, non si può. Sostituzione per il Palermo. Numero 11. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. Ne cambia due in avanti, Luca. Diciamo che si è giocato il Messi! È un grande riflesso qui. Il numero 19. Del Piero, dentro il pallone. Un recupero provvidenziale.
manca poco alla fine, no. Mette la palla in cassaforte. Rimessa mal calibrata e palla regalata agli avversari. Via, 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 via. Çalhanoğlu. Çalhanoğlu. Buona l'iniziativa. Vede lo scatto e cerca la profondità. Usa le sue doti tecniche. E questo non era fallo. La difesa si fa trovare pronta. Ci prova con un pallone profondo. Pallone interessante in verticale. Qui ha cercato il traversone. Insomma. Sì! Ragazzi. Vittoria e ci aiuti a capire meglio che partita è stata quella di oggi. Madonna santa, ragazzi. Lasciarsi andare alle emozioni. Non hanno vinto solo l'incontro e raggiunto un grande traguardo, ma sono stati... Mamma mia, ragazzi, che è stato? Non è possibile, non è possibile vivere così. Al novantesimo. Al novantesimo. Grandi, grandi! Grande Odegaard. Sarò con te. Rivediamo il gol, rivediamo il gol. L'ultimo, l'ultimo, l'ultimo voglio rivedere, l'ultimo. Tiro. Tiro. Ah. Marcatore, Neymar al 17esimo. E questo è il primo. Bravo. E ok. E poi abbiamo tiro nostro. Marcatore, Salah. Bello qui, bravo Messi, bravo, e qui abbiamo fatto bene, e stavamo sul 2-0, e poi Haaland mi ha segnato al 45esimo, e qui niente, rimpalli, rimpalli, e qui non può niente Romero su Haaland, e vabbè. Poi qui tiro, vabbè. Marcatore Salah, e qui andavamo sul 3-1, bravo qui. Çalhanoğlu, Çalhanoğlu, Çalhanoğlu. Tumpete. Bravo Salah, 3-1. Pensavamo che era finita? No, perché al 65esimo ci pensa Lampard. Tumpete, tampete e timpete, 3-2. E al 71esimo ci sarebbe Osimhen che segna e pensi è finita, 4-2. Di testa, grande Victor. Dice finita, ma che 76esimo Haaland di nuovo, Neymar e qui assist di Lampard, qui come al solito Romero non riusciva a stargli dietro Haaland, se c'era Rudiger probabilmente questa partita sarebbe stata molto più semplice, 79esimo, qui in 4 non salta nessuno e ce la pareggia, disperazione, disperazione, ma poi al 90esimo Odegaard su assist di Çalhanoğlu la butta dentro così e fa il gol promozione. Grande Çalhanoğlu e grande ancora Odegaard al 90esimo. Madonna ragazzi. Ho perso 10 anni di vita in questa partita. Ok ragazzi, con calma adesso vedremo di affrontare questa divisione 2 con molta calma perché ho perso 10 anni di vita ragazzi. Al prossimo video ragazzi, ciao!